Se vi state preparando per il test di medicina e volete sapere quali sono le migliori strategie, da quali libri studiare, come pianificare lo studio e se volete sapere come ho fatto a fare 73,4 al test di medicina in italiano e 52,5 all'IMAT, continuate a guardare questo video che vi svelerò tutti i miei trucchi e il metodo che io ho usato per preparare il test di medicina. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, se siete nuovi benvenuti, io sono Alice e in questo video voglio darvi qualche consiglio, voglio spiegarvi come io ho preparato il test di medicina, visto che era dalla seconda superiore che volevo fare medicina, quindi io per anni ho studiato il test, ho studiato come approcciarmi al test e ho comprato libri su libri su libri, perciò oggi voglio condividere con voi la mia esperienza, come ho fatto io il test, in modo da spero risparmiarvi un po' di tempo e un po' di denaro ed aiutarvi ad entrare nella vostra prima scelta. Se siete in quinta superiore o comunque volete provare il test di medicina, magari fatemi sapere nei commenti e se non vedete l'ora di scoprire quali sono le mie strategie, quali sono le mie tecniche, mettetemi un pollice in su e adesso cominciamo. Allora, chi sono io? Io sono Alice e studio al terzo anno di medicina a Brescia. Ho fatto il test ancora nel 2017, subito dopo aver fatto la maturità. Ho fatto appunto 73,4 nel test di medicina in italiano e se non sbaglio quell'anno il punteggio minimo, sono andata a vedere prima, era di 59 e ho totalizzato un punteggio di 52,5 per quanto riguarda l'IMAT, che è il test di medicina in inglese, e quell'anno il punteggio minimo per entrare era 33,1. Quindi diciamo che ho passato entrambi i test ampiamente, nel senso che sarei potuta entrare a qualsiasi delle mie prime scelte. Diciamo che io mi stavo preparando al test di medicina dalla seconda, terza superiore circa. Stavo cercando gli argomenti del bando, stavo cercando su tutti i forum, su internet, video su YouTube, video come questo. Se siete quel tipo di persona come me, commentate qui sotto. Commentate con test gigante come parola, così capisco che siete quel tipo di persona, che siete fissati con il test come lo ero io. Quindi voglio darvi i miei step, i miei consigli, quello che io ho fatto. Non è sicuramente la verità in tasca, però è il metodo che a me ha permesso di fare punteggi veramente veramente alti e quindi è quello che cerco di consigliare a voi. Ci sarà sempre qualcuno che vi dirà: ma io ho studiato solo l'estate, ho studiato 2 settimane prima del test e sono passata. Buon per lui! Le botte di sedere le hanno tutti nella vita e ci sta. Io sono qui per darvi quegli strumenti e quelle tecniche o comunque quel piano di studio che vi permetterà di dire: ok, io ho fatto tutto il possibile. Io sono andata al test, mi sono seduta il giorno del test, convintissima che da qualche parte sarei passata, ma non per arroganza o perché mi sentivo superiore agli altri, ma perché ero consapevole di aver fatto un lavoro alle spalle che mi permetteva di dire: ok, io ho fatto tutto quello che potevo fare, più di così non potevo fare. Se volete veramente una cosa nella vita, il mio consiglio è arrivata al punto di dire: ok, ho fatto tutto quello assolutamente che potevo fare. Quindi sì, ci saranno persone che vi diranno: ma cosa stai a studiare così tanto? Che senso ha iniziare a studiare così presto? Se volete veramente una cosa, non ascoltate. Se volete veramente passare il test di medicina, questi sono i miei consigli e questo è l'approccio che ho usato io per passare il test. Primissima cosa, una cosa che vi consiglio assolutamente: cominciare il prima possibile, nel senso che non aspettate la maturità, non aspettate l'estate, non aspettate la quinta. Cioè, per carità, se vi viene in mente di fare medicina verso la quinta superiore, non è mai troppo tardi per prepararsi al test. Però, se avete già in mente di voler cominciare, iniziate il prima possibile. Come iniziate? Stampando il bando. Andate sul sito del MIUR o in generale su altri siti su internet, basta cercare bando test di medicina 2017-2018. Il bando è praticamente sempre uguale. Poi, per l'anno prossimo, per il 2020, il bando uscirà a luglio, se non sbaglio. Quindi, per i ragazzi che si stanno preparando al test dell'anno prossimo, il bando ancora non c'è. Ma se cercate quello del 2019 è praticamente uguale. Il mio consiglio è: stampate il bando in cui ci sono tutti gli argomenti di tutte le materie, quindi scienze, chimica, biologia, matematica e fisica, cultura generale. E una volta che inizierete a studiare, cominciate a depennare tutte le cose via dal bando. Una volta che avete il vostro bando degli argomenti, cominciate a studiare tutti gli argomenti, tutti, tutti, tutti.
So che magari ci sono argomenti che non vi interessano o argomenti che non vi piacciono o argomenti che tanto questo non lo chiederà mai. Volete passare il test? Volete arrivare seduti là con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che potevate fare? Studiate tutti gli argomenti del bando. Una risorsa che io utilizzavo per studiare era l'alfa test di teoria, però vi spiegherò più avanti che io non vi consiglio troppo l'acquisto di alfa test. È una cosa che va un po' controcorrente, nel senso che tutti dicono: "Dio, devi prendere l'alfa test per studiare così". Io l'avevo comprato lasciandoci giù tanti soldi. Secondo me non è stato così fondamentale. Sì, il manuale alfa test teoria è ottimo per appunto avere tutti gli argomenti, tutta la teoria. Tuttavia penso che anche un buon libro delle superiori, internet, i libri in biblioteca siano ottimi per questa cosa, anche perché se avete già il vostro bando stampato sapete dove andare a cercare. In particolare, se vi state preparando all'IMAT, vi consiglio di andare a vedere www.khanacademy.com, che è praticamente un sito online dove è pieno di video soprattutto di matematica, fisica, biologia, comunque tutte quelle materie scientifiche in inglese, fatto benissimo a livello sia delle superiori che delle classi del college americano, ed è quello con cui io ho praticamente preparato sia tutta la parte di matematica e fisica e di scienze per medicina. Poi vabbè, io studiavo in inglese, però le cose sono più o meno le stesse, però se vi state preparando all'IMAT diventate anche più pratici con i termini, ed è anche il sito con cui io ho preparato chimica, per esempio, e fisica all'università. È fatto veramente veramente bene, quindi vi lascio il link qui sotto se vi interessa. Una volta che avete stampato il bando e state studiando gli argomenti, al tempo stesso, quando fate un argomento, fate i quiz per argomento, e in questo caso entra in gioco il primo libro e unico libro che vi consiglio di comprare, che è Art Quiz Studio, quello giallo, questo. Art Quiz Studio è secondo me il libro migliore perché ha i quiz però appunto divisi per argomento, quindi non lo so, hai 20 quiz tutti uguali, stai facendo la mole in chimica, hai 20 quiz sulla mole. Mentre una cosa che ho notato con Alpha Test è che sì, ci sono i quiz di chimica, di biologia, di matematica, però sono tutti sparsi, è tutto un mix di quiz che però non ti porta da nessuna parte. Mentre se veramente fate tutti gli argomenti e tutti i quiz di un determinato argomento, vi entra veramente in testa e non esce più, anche perché alla fine gli esercizi sono un po' sempre questi, soprattutto quelli di matematica, di fisica. Sì, cambia l'argomento, però sempre quelli sono, quindi più ne fate, meglio è. Dovete diventare proprio una macchina da guerra che continua a fare quiz e fa i quiz in maniera più veloce possibile. Nel frattempo, mentre facevo i quiz per argomento, il pomeriggio mi facevo una o due simulazioni di alfa test. Quindi in questo caso le simulazioni di alfa test possono essere utilissime, ma ce ne sono altre anche online, come per esempio sul sito di TestBuster, su altri siti. Comunque ci sono tantissimi siti, appunto alfa test, che vi danno delle simulazioni che solitamente però sono un pochino più facili, almeno quelle di alfa test, rispetto al test normale, e che quindi vi permettono di entrare un po' nell'ottica. Un consiglio: quando fate la simulazione, fatela sempre come se fosse il giorno dell'esame, quindi vi mettete il timer su 100 minuti, entrate in the zone, come si suol dire, e fate il test. Nel senso che non è che la fate a tempo perso, fate qualche quiz, perché secondo me si perde veramente il senso. Dovete proprio abituarvi ad essere sotto pressione, a fare i quiz nel tempo richiesto, anche perché vedrete che magari all'inizio sarete un pochino più lenti, ma più ne fate, vedrete che andrà sempre meglio, sarete sempre più veloci, dovete veramente diventare una macchina da guerra per i quiz. Il vostro obiettivo in questo caso appunto è prepararvi per passare il test, non prepararvi per studiare gli argomenti del bando. So che vi ho detto che dovete studiare gli argomenti del bando, però conosco persone che hanno studiato e basta e che non hanno passato il test. Perché? Perché non si sono esercitati sulla parte di quiz, non si sono esercitati sull'essere veloce, sullo sviluppare quell'elasticità mentale che vi permetteva di andare a ripescare subito le informazioni studiate per passare il test. Ora il vostro obiettivo appunto è quello di passare, il vostro obiettivo è quello di fare un punteggio più alto possibile al test in modo da prendervi quel posto che sapete che vi spetta. Una volta finiti tutti gli argomenti del bando, fate le simulazioni dei test degli anni passati, non sprecatele facendole prima. Ve lo dico veramente come consiglio, cioè tenetevele per le ultime 2 settimane d'estate prima del test e fate veramente la simulazione, fate una simulazione la mattina, per esempio, e una al pomeriggio, come se fosse il test, quindi timer di 100 minuti, si comincia, non ci si distrae, si fa la simulazione degli anni passati. Questo appunto vi consiglio di farle una volta
finiti tutti gli argomenti, in modo che poi andate a rivedervi le risposte e vedete se c'è qualche argomento su cui siete un pochino più deboli, c'è qualche argomento che potreste migliorare e in questo caso magari andate a riprendervi il quiz per argomento di Art Quiz. Ci sono un sacco di siti dove potete trovare i test degli anni passati. State attenti perché in molti siti ci sono le risposte, quelle che vengono messe fuori dal MIUR con tutte le risposte corrette A, quindi dovete cercare i test con le risposte mescolate. Io usavo i test su ammissione.it se non sbaglio, anche qui vi lascio il link qui sotto, ma so che per esempio anche sul Testbuster ci sono i test con le risposte mescolate, basta cercare su Google e sono sicura che li troverete. Per quanto riguarda i corsi invece, vi consiglio di spendere migliaia e migliaia di euro sui corsi. Come vi ho detto per i libri, secondo me no. Non sono qui per disincentivarvi o altro, vi sto dicendo che io non ho speso neanche un centesimo per i corsi. L'unico corso che ho fatto è stato quello all'Università di Milano, gratuito, tenuto dai ragazzi proprio di medicina, e so che anche molte altre università lo fanno, so che lo fanno alla Sapienza perché una mia amica voleva andare a farlo, moltissime università lo fanno, solitamente hanno un numero di posti limitato, quindi dovete guardare sul sito dell'università o sulla pagina Facebook quando aprono le iscrizioni ed essere veloci ad iscrivervi. Un'altra cosa che vi consiglio, ma io non l'ho mai provata personalmente, è il corso di Testbuster, perché ho moltissimi miei compagni di corso che sono nei vari gruppi di Testbuster delle varie città e vedo che il gruppo è bellissimo, è fantastico, c'è un affiatamento assurdo e tutti mi dicono che veramente li aiuta tantissimo. Quindi non vi parlo per mia esperienza personale, ma se dovessi scegliere un corso su cui indirizzarvi, assolutamente è quello di Testbuster, perché ne ho sentito parlare veramente veramente bene. Quindi, mentre vi state preparando per il test, una cosa, non trascurate la vita, ragazzi. Cioè, io capisco che entrare a medicina sia il vostro sogno, ed era anche il mio, è il mio, quello di fare medicina, ma al tempo stesso non trascurate la vita, non passate l'estate a studiare e basta, o anche, non so, tutta la quinta, tutta la quarta, pensando solo al test. È giusto avere una visione, è giusto avere un obiettivo, è giusto lavorare per questo obiettivo, ma al tempo stesso, veramente, non trascurate la vita, nel senso non trascurate lo sport, non trascurate le uscite con gli amici, perché questo vale sia se vi state preparando, sia se siete già entrati all'università, qualsiasi sia la vostra università, e se state già studiando. Prendetevi tempo per voi stessi, per i vostri amici, per la vostra famiglia, per fare sport. Cercate di essere delle persone attive a tutto tondo, perché la vita non è soltanto lo studio. Io sono una persona che ama studiare e veramente volevo anch'io entrare a medicina e ci ho dato l'anima. Tuttavia, non perdetevi solo in quello, ecco. Un altro consiglio è, una volta che arrivate al giorno della prova, quindi avete passato tutta l'estate, tutta la quinta, tutta la quarta, tutta la terza, tutte le elementari, non lo so, a studiare per il test di medicina, è arrivato il fatidico giorno della prova. Allora, cominciamo in realtà dal giorno prima. Andate a dormire presto, questo vale anche per qualsiasi esame, andate a dormire presto, che ormai fare la nottata per stare a studiare quegli argomenti che magari avete studiato per tutta l'estate o quell'unico argomento che non avete studiato non vi cambierà nulla, anzi andare a stare svegli tutta la notte, andare a fare il test magari addormentati, magari mezzi rimbambiti, non vi porterà da nessuna parte. Andate a dormire presto, andate a dormire alle 10, 11, non lo so. Una volta poi arrivati al giorno della prova, sedetevi con una strategia. In che senso? Nel senso che dovete partire, secondo me, dal vostro punto di forza, ovvero per me il mio punto di forza erano matematica e fisica perché avevo fatto lo scientifico. Quindi io ho aperto il fascicoletto e subito sono andata a fare matematica e fisica, in modo da togliermi quelle domande, togliermi quei punti facili, tra virgolette, per me, nel senso che sapevo che sarebbero stati più semplici rispetto ad altre domande. Un'altra cosa, andate a fare subito cultura generale. Perché? Perché sono domande che o sapete o non sapete. Quindi se le sapete, bene, ve le siete tolte e subito vi siete tolti quei punti. Se non le sapete, basta. Questo vale per qualsiasi domanda, nel senso che se non sapete una risposta o se non vi viene subito istintiva anche un problema di logica, un problema di chimica, lasciatelo perdere, non perdete tanto tempo su una domanda, ma questa cosa vi verrà automatica pian piano che comincerete a fare simulazioni, a fare test. Se una cosa non vi viene subito, andate oltre, ci sono 60 domande, non perdete tempo su una domanda, anche perché magari poi andate avanti, tornate indietro e vi viene subito il lampo di genio e riuscite a rispondere. Quindi andate là con una strategia, partite dai vostri punti forti e andate avanti.
Un consiglio: man mano che fate le risposte e siete sicuri, trascrivetele sul foglio delle risposte giuste, perché ho sentito di storie di ragazzi che avevano finito il tempo e non riuscivano più a trascrivere le risposte, oppure magari nell'ansia hanno dimenticato di trascrivere una risposta e quindi tutte quelle dopo sono venute sballate. State attenti, se sapete che la risposta 10 è la A, subito trascrivetele sul foglio e controllate. Consigli più pratici proprio per il giorno della prova: rispettate tutte le istruzioni che vi dicono. Se vi dicono che dovete prendere l'etichetta e metterla su un foglio e firmare un altro foglio, fatelo. Sarete dei futuri medici o volete diventare dei futuri medici? Rispettate le istruzioni che vi dicono. Avete passato tutti gli anni precedenti, tutti i mesi precedenti a studiare per il test. Non rovinate tutto perché vi fate prendere dall'emozione e perché non incollate un'etichetta o non firmate dove dovete firmare. State attenti, svegli, carichi e rispettate tutto quello che vi dicono di fare. Un consiglio: portatevi, vabbè, una penna, una bottiglietta d'acqua e una graffetta. So che sembra una cosa stupida, ma l'avevo letta in un forum su internet e mi aveva aiutato veramente. Perché? Perché solitamente vi danno i fogli tutti sparpagliati. Quindi se avete una graffetta potete metterli insieme, cioè le graffette quelle per i fogli, ecco, le mettete insieme e non rischiate di sparpagliare i fogli, non rischiate che magari vi cadano e vadano in giro, magari presi dall'agitazione. Con la graffetta siete a posto. Questi sono i miei consigli. Se questo video vi è stato utile, lasciatemi un mi piace, magari condividetelo con qualche vostro amico che sapete che potrebbe averne bisogno, che comunque si sta preparando al test di medicina. Se volete seguirmi su Instagram, io sono AliceFit. E basta. Se volete seguirmi anche su YouTube, cliccate su iscriviti qui sotto e accendete le notifiche con la campanella che c'è qua, così non vi perdete i miei prossimi video. Intanto vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per il test, perché sono sicura che se state guardando questo video siete veramente la persona più motivata del mondo, una persona che veramente sta cercando tutti i modi possibili per passare il test, per sedersi a quel posto a medicina. Quindi in bocca al lupo ragazzi, e fatemi sapere nei commenti com'è andata, come andrà, come sta andando il vostro studio, e ci vediamo al prossimo video.